Senza sport muore il futuro. La manifestazione presentata in conferenza stampa a Barletta. L'obiettivo? Sensibilizzare la cittadinanza barlettana ed accrescerne la consapevolezza circa l'esigenza per la città della disfida che ha dato i natali a Pietro Mennea di dotarsi di strutture sportive adeguate. È il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Noi quando eravamo piccolini, dico io che ho un po' di anni, giocavamo anche in mezzo alla strada. E quindi davamo sfogo alla nostra gioia così. I bambini, i ragazzini di oggi, purtroppo questa gioia non la possono più esprimere, non possono più avere un pallone per giocare, non possono avere una piscina dove nuotare, non possono avere una racchetta con cui giocare a tennis, non possono avere dei pattini dove pattinare, con cui pattinare. Quindi Barletta, 100.000 abitanti, non ha assolutamente niente, solo strutture fatiscenti. Un invito chiaro, quindi esteso all'intera cittadinanza per dare corpo alla manifestazione in programma per domenica 22 gennaio prossimo. Un'idea questa che ha preso forma sulla base di una precisa richiesta. Questa manifestazione nasce soprattutto dalla richiesta, alla fine dei conti, cittadina. Noi vorremmo tanto, ma non riusciamo perché siamo appunto bloccati da una situazione, vorremmo ma non posso, diciamo così, Stadio Putelli, Stadio Simeone, Stadio Manzi, che non ci ha mai rappresentato alla fin dei conti, strutture in avanzato stato di degrado. Qui non parliamo solo del Putelli, qui parliamo appunto del futuro, qui parliamo dei nostri figli, i nostri figli che non possono fare sport, non possono aggregare, non possono trovarsi in situazioni appunto dove l'aggregazione, appunto lo sport, l'unione, non possono costruire. Quindi, detto questo, noi invitiamo la gente a scendere in piazza.